Arrivai a Matera verso le 11 del mattino. Avevo letto nella guida che è una città pittoresca che merita di essere visitata, che c'è un museo d'arte antica e delle curiose abitazioni trogloditiche. Ma quando uscii dalla stazione, un edificio moderno e piuttosto lussuoso, e mi guardai intorno, cercai invano con gli occhi la città. La città non c'era. Ero su una specie di altopiano deserto, circondato da monticciuoli brulli spelacchiati, di terra grigiastra seminata di pietrame. In questo deserto sorgevano sparsi qua e là 8 o 10 grandi palazzi di marmo, come quelli che si costruiscono ora a Roma. L'architettura di Piacentini, con portali e architravi sontuosi, solenni scritte latine e colonne lucenti al sole. Alcuni di essi non erano finiti e parevano abbandonati, paradossali e mostruosi, in quella natura disperata. Uno squallido quartiere di casette da impiegati, costruite in fretta e già in preda al decadimento e alla sporcizia, collegava i palazzi e chiudeva da quel lato l'orizzonte. Sembrava l'ambizioso progetto di una città coloniale, improvvisato a caso, e interrotto sul principio per qualche pestilenza, o piuttosto lo scenario di un cattivo gusto di un teatro all'aperto per una tragedia d'annunziana. Questi enormi palazzi imperiali e novecenteschi erano la questura, la prefettura, le poste, il municipio, la caserma dei carabinieri, il fascio, la sede delle corporazioni, l'opera Balilla e così via. Ma dov'era la città? Matera non si vedeva. Pensai di sbrigare subito le mie faccende, splendida di marmi di fuori, e dentro sporca e infetta, con delle stanzucce mal scopate, piene di polvere e di spazzatura. Mi ricevette per visitare il mio permesso di visitarti il vicequestore, che è anche il capo della polizia politica. Io pensai di protestare, perché ti avevano mandato in un paese malarico e preoccupato per la tua salute. Chiesi se non fosse possibile trasferirti in una sede più salubre. Un commissario che era presente mi interruppe brusco. La malaria non esiste. Sono tutte storie. Ce ne sarà un caso all'anno. Suo fratello starà benissimo dov'è. Ma quando seppe che ero medichessa, rimase zitto. E il vicequestore mi rispose in tutt'altro tono. La malaria, mi disse, c'è dappertutto. Potremmo trasferire suo fratello se lo desidera, ma troverebbe le stesse condizioni anche a Gagliano. Di tutti i paesi della nostra provincia, uno solo si può considerare non malarico. Stigliano, perché è a quasi 1000 metri sul mare. Forse più tardi si potrà mandarlo lì, ma per ora, per molte ragioni, è impossibile. A Stigliano, ho capito, ci mandavano i fascisti, i dissidenti. Suo fratello non si muova. Ci stiamo noi, qui a Matera, e non siamo dei confinati. E non creda che qua sia meglio per la malaria di lassù. Se ci possiamo star noi, ci può restare pure lui, signorina. A questo argomento non c'era davvero nulla da rispondere. Non insistetti oltre e uscii. Volevo comprarti uno stetoscopio che avevo dimenticato di portare da Torino e che sapevo ti occorreva per la tua pratica medica. Negozi speciali non ce n'erano. Pensai di cercarlo in farmacia. Tra quei palazzi e quelle casette economiche c'erano delle botteghe e trovai 2 farmacie, le sole, mi dissero, della città. Non soltanto non tenevano né l'una né l'altra quello che cercavo, ma non ne avevano i 2 farmacisti, nemmeno la più pallida idea. Stetoscopio. Che cos'è? Quando io ebbi ben spiegato che era un semplice strumento per ascoltare il cuore, fatto come un corno acustico, generalmente di legno, eccetera, mi dissero che forse una cosa simile avrei potuto trovarla a Bari, ma che lì a Matera non se n'era mai sentito parlare. Era mezzogiorno. Mi fece indicare un ristorante, il migliore di tutti, mi dissero. Infatti a un tavolo stavano già malinconicamente seduti davanti a una tovaglia sporca e il vicequestore con altri funzionari di polizia, con l'aria annoiata
e gli anelli per le salviette dei clienti abituali. Tu sai che io sono di poche pretese, ma ho dovuto alzarmi con la fame e mi misi finalmente a cercare la città. Allontanatami ancora un poco dalla stazione, arrivai a una strada che da un solo lato era fiancheggiata da vecchie case e dall'altro costeggiava un precipizio. In quel precipizio è Matera. Ma di lassù, dove ero io, non se ne vedeva quasi nulla per l'eccessiva ripidezza della costa che scendeva quasi a picco. Vedevo soltanto, affacciandomi, delle terrazze e dei sentieri che coprivano all'occhio le case sottostanti. Di faccia c'era un monte pelato e brullo, di un brutto colore grigiastro, senza segno di coltivazione né un solo albero, soltanto terra e pietre battute dal sole. In fondo scorreva un torrentaccio, la Gravina, con poca acqua sporca e impaludata fra i sassi del greto. Il fiume e il monte avevano un'aria cupa e cattiva che faceva stringere il cuore. La forma di quel burrone era strana, come quella di due mezzi imbuti affiancati, separati da un piccolo sperone e riuniti in basso in un apice comune, dove si vedeva di lassù una chiesa bianca, Santa Maria de Idris, che pareva ficcata nella terra. Questi coni rovesciati, questi imbuti, si chiamano sassi, sasso caveoso e sasso barisano. Hanno la forma con cui a scuola immaginavamo l'inferno di Dante. E cominciai anch'io a scendere per una specie di mulattiera, di girone in girone verso il fondo. La stradetta strettissima, che scendeva serpeggiando, passava sui tetti delle case, se così quelle si possono chiamare. Sono grotte, scavate nella parete di argilla indurita del burrone. Ognuna di esse ha sul davanti una facciata, alcune sono anche belle, con qualche modesto ornato settecentesco. Queste facciate finte, per l'inclinazione della costiera, sorgono in basso, a filo del monte, e in alto sporgono un poco. E in quello stretto spazio tra le facciate e il declivio passano le strade, e sono insieme pavimenti per chi esce dalle abitazioni di sopra e tetti per quelle di sotto. Le porte erano aperte per il caldo. Io guardavo passando e vedevo l'interno delle grotte, che non prendono altra luce e aria se non dalla porta. Alcune non hanno neppure quella. Si entra dall'alto attraverso botole e scalette. Dentro quei buchi neri, dalle pareti di terra, vedevo i letti, le misere suppellettili, i cenci stesi. Sul pavimento stavano straiati i cani, le pecore, le capre, i maiali. Ogni famiglia è in genere una sola di quelle grotte per tutta abitazione e ci dormono tutti insieme, uomini, donne, bambini e bestie. Così vivono 20.000 persone. Di bambini ce n'era un'infinità. In quel caldo, in mezzo alle mosche, nella polvere, spuntavano da tutte le parti, nudi del tutto o coperti di stracci. Io non ho mai visto una tale immagine di miseria. Eppure sono abituata, è il mio mestiere, a vedere ogni giorno decine di bambini poveri, malati e malnutriti. Ma uno spettacolo come quello di ieri non avevo mai neppure immaginato. Ho visto dei bambini seduti sull'uscio delle case, nella sporcizia, al sole che scottava, con gli occhi semichiusi e le palpebre rosse e gonfie. E le mosche gli si posavano sugli occhi e quelli stavano immobili e non le scacciavano neppure con le mani. Sì, le mosche gli passeggiavano sugli occhi e quelli pareva non le sentissero. Era il tracoma. Sapevo che ce n'era qua giù, ma vederlo così, nel sudiciume, nella miseria, è un'altra cosa. Altri bambini incontravo, coi fisini graziosi come dei vecchi e scheletriti per la fame, i capelli pieni di pidocchi e di croste, ma la maggior parte avevano delle grandi pance gonfie, enormi, e la faccia gialla e patita per la malaria. Le donne che mi vedevano guardare per le porte mi invitavano a entrare
E ho visto in quelle grotte scure e puzzolenti dei bambini sdraiati in terra, sotto delle coperte a brandelli, che battevano i denti dalla febbre. Altri si trascinavano a stento, ridotti pelle e ossa dalla dissenteria. Ne ho visti anche di quelli con le faccine di cera, che mi parevano malati di qualcosa di ancor peggio che la malaria. Forse qualche malattia tropicale, forse il calazar, la febbre nera. Le donne magre, con dei lattanti denutriti e sporchi attaccati a seni vizi, mi salutavano gentili e sconsolate. A me pareva, in quel sole accecante, di essere capitata in mezzo a una città colpita dalla peste. Continuavo a scendere verso il fondo del pozzo, verso la chiesa, e una gran folla di bambini mi inseguiva, a pochi passi di distanza, e andava a mano crescendo. Gridavano qualcosa, ma io non riuscivo a capire quello che dicessero, in quel loro dialetto incomprensibile. Continuavo a scendere, e quelli mi inseguivano e non cessavano di chiamarmi. Pensavo che volessero l'elemosina e mi fermai. Allora soltanto distinsi le parole che quelli gridavano ormai in coro. «Signorina, dammi un chinì!» «Signorina, dammi il chinino!» Distribuii quel po' di spiccioli che avevo perché si comprassero delle caramelle, ma non era questo che volevano, e continuavano tristi e insistenti a chiedere il chinino. Eravamo intanto arrivati al fondo della buca, a Santa Maria de Idris, che è una bella chiesetta barocca, e alzando gli occhi vidi finalmente apparire come un muro obliquo tutta Matera. Di lì sembra quasi una città vera. Le facciate di tutte le grotte, che sembrano case, bianche e allineate, pareva mi guardassero, coi buchi delle porte come neri occhi. È davvero una città bellissima, pittoresca e impressionante. C'è anche un bel museo, con dei vasi greci figurati e delle statuette e delle monete antiche trovate nei dintorni. Mentre lo visitavo, i bambini erano ancora là, fuori, al sole, e aspettavano che io portassi il chinino.